sicuramente noi siamo il paese fatto di tante diversità e le diseguaglianze sono purtroppo aumentate sia per la pandemia sia per l'assenza di politiche industriali che creino lavoro. Non lo dico perché sono a Bari, ma è sotto gli occhi di tutti di come il Mezzogiorno stia pagando un prezzo pesante. Nella prima proposta di legge di bilancio non c'era neanche la parola Mezzogiorno e se pensiamo ai giovani, noi siamo il paese che ha il numero di giovani più alto d'Europa che se ne vanno. Quindi mentre qui si continua a discutere di come bloccare i porti, in realtà sono di più i giovani italiani che se ne vanno dall'Italia che non gli stranieri che cercano di venire da noi. Dal tema del Mezzogiorno alla manovra appena approvata, dalla situazione internazionale alle politiche di genere, dal tema del lavoro a quello dell'integrazione, fino ad arrivare alle tante vertenze che sono sul tavolo a livello locale. Beh, le vertenze che sono aperte sono tantissime, ovviamente alcune sono in fase di risoluzione, altre ancora ci lasciano presagire scenari molto preoccupanti. Le gestiremo così come stiamo cercando di gestirle ora, facendo diventare quelle vertenze un problema di tutti e non solo un problema di chi è travolto e coinvolto da quelle vertenze. Tanti temi trattati nel corso del 6° congresso della CGIL di Bari, intitolato Il lavoro crea il futuro, svoltosi all'interno dell'Istituto Maiorana di Bari, che è stata l'occasione anche per fare un bilancio degli ultimi 4 anni di attività della Confederazione del Capoluogo Pugliese. Per quello che ci riguarda come CGIL, noi stiamo dicendo con molta forza che dobbiamo dare un futuro a questo paese e ricostruire una credibilità delle persone. Perché l'altra cosa che il governo e il Parlamento deve sapere è che c'è una crisi della democrazia. Quando quasi metà dei cittadini italiani a votare non ci va, vuol dire che non si sente più rappresentato da nessuno. E io credo che questo sia il tema vero che noi dobbiamo recuperare e per farlo dobbiamo rispondere ai problemi che le persone hanno. E il problema principale è creare lavoro, permettere alle persone che attraverso un lavoro dignitoso possano vivere e l'altra questione è quella di creare una vera giustizia sociale. Sono aumentate le diseguaglianze e c'è chi è troppo ricco e c'è chi pur lavorando non arriva alla fine del mese. E l'altra questione che non è stata fatta è stata quella di non andare a prendere i soldi dove sono. Credo che questa questione degli extra profitti gridi scandalo.